un album frutto di 4 anni di lavoro, cioè ne dice, ci dice di più Grazia Napoli. Sostanzialmente di musica popolare, ma non solo, perché dopo molte esperienze ho deciso di tutelare, insomma, la mia cultura in un certo senso, ma aggiornandola anche con delle nuove tendenze. Come nasce questa passione per la musica? Beh, sin da piccolo mi sono avvicinato ai grandi classici della musica moderna, ai grandi gruppi rock. Però poi ho dato spazio a delle esigenze personali, dando sempre più importanza alla mia cultura. Quanta Basilicata c'è in questo album? C'è molta Basilicata. Io per anni ho suonato solo musica lucana, infatti sono molto legato a Sant'Arcangelo. Perché? Perché Sevigiano è importante per l'arpa e la sua storia, Sant'Arcangelo invece per la musica dei Barbieri. Estremamente importante dei Barbieri, che dopo gli anni 50, dopo i primi fenomeni migratori, sono rientrati riportando culture musicali che appartenevano al nord Italia e in Europa. Fenomeni gitani, magari il gypsy, il jazz e altri generi sono stati riportati in Basilicata a Sant'Arcangelo. Da poco a Milano, proprio per dare più, per concretizzare maggiormente il mio lavoro. Infatti vorrei far conoscere questo album e quindi la mia musica, perché nei miei live, nelle mie esibizioni, non solo proporrò il mio album, ma anche tutti i brani lucani che da sempre ho suonato e proposto in Basilicata. E la speranza è proprio quella di far creare un interesse per chi non è lucano verso la nostra musica.